Super Sub Urus, ci siamo, il primo modello del genere per automobili Lamborghini, dal lancio statico di Sant'Agata col Premier Gentiloni di un po' di settimane fa, e ora siamo vicinissimi al primo test per i giornalisti a Vallelunga, che si terrà intorno alla metà del prossimo mese. So che nei prossimi giorni sei in partenza per presentare il Super Sub addirittura in Australia, quindi piuttosto lontano. Ecco, esiste, Domenicali, l'automobile perfetta? Guardando Urus? Ma l'automobile perfetta, innanzitutto buongiorno. L'automobile perfetta, la perfezione da un punto di vista generale non esiste mai. Però uno può declinare la perfezione nel momento in cui si trova bene con se stesso. Quindi l'automobile perfetta probabilmente, per quanto riguarda Lamborghini, è aver trovato una dimensione diversa rispetto al passato, rimanendo coerenti rispetto ai valori di prima. Quindi in questo senso la perfezione può essere l'estensione del concetto di sportività da chi ama Lamborghini in un contesto come quello del Super Sub, in un contesto di utilizzo quotidiano, in un contesto con amici, con la famiglia, con le proprie compagne, le persone care. Quindi è un'estensione di come ti senti bene in una vettura, perché alla fine della fiera parliamo di macchine, parliamo di vetture, le nostre, che non rispondono a un'esigenza primaria di mobilità in senso assoluto nel concetto, diciamo, precedente. È chiaro che con l'estensione di questo prodotto nell'offerta Lamborghini possiamo pensare di poter per la prima volta entrare in una dinamica dove la Super Sub può rispondere a queste esigenze, perché ovviamente se uno dicesse una cosa simile quando parla di Huracan, ovviamente insomma si prenderebbe per uno un po' fuori di testa. Quindi credo che questa estensione possa rappresentare il primo passo verso una dimensione diversa per la Lamborghini del futuro. Un Super Sub che lo proveremo, personalmente non raggiungerò con me, sottoscritto al volante a quella velocità, magari con un collaboratore, i 305 km/h, la velocità di decollo di un superaereo, giusto? Sì, decollano anche prima alcuni aeroplani, però devo dire la cosa straordinaria di questa macchina, io che non sono assolutamente un collaudatore, e ho avuto la fortuna di provarla, è sentire come cambia a seconda di come la vuoi utilizzare. Quindi se vuoi spingere in pista è una vettura sportiva con assetti sportivi, se vuoi divertirti in condizioni di sterrato, di ghiaccio, di piste diverse, di sabbia, di dune, ti permette di divertirti. Quindi questo, alla fine di tutto, parliamo di un brand, quello Lamborghini, dove il cosiddetto fun to drive, quindi l'aspetto emozionale per il divertimento, ha un valore per i nostri clienti, e quindi questa macchina ti permette di poter usarla in condizioni diverse pur rimanendo sempre la stessa macchina. Quindi il fatto di essere una vettura poliedrica credo che rappresenti la sintesi giusta per vivere questa macchina in una dimensione diversa. Quindi anche in città, volendo. In città assolutamente è una macchina super tranquilla, diventa docile, consuma poco. Che non è, però costa segno, costa tanto, costa giusto, costa giusto, perché il prezzo perfetto non esiste. È già fissato un listino. Sì, esiste il listino, diciamo che il prezzo di vendita in Italia è intorno ai 205.000 euro. Quello che stiamo vedendo ad oggi è che da un punto di vista del valore medio degli optional richiesti ci porta a un valore vettura di circa all'intorno di 240.000 euro. Gli ordini stanno, grazie al cielo, andando molto molto bene in tutto il mondo, anche in Italia, quindi questo è un segnale che mi fa piacere annunciare in questo contesto, perché per la prima volta le richieste delle nostre macchine raggiungeranno delle dimensioni a cui Lamborghini non era abituata prima. Urus nasce della nuova fabbrica creata all'interno del polo storico Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, tanti nuovi posti di lavoro, nuove opportunità per l'indotto e anche per il territorio inserito nella Motor Valley, che ovviamente ringrazia. Ecco, farei tanti ringraziamenti che hai ricevuto, qual è quello che più ti ha colpito? Ma il ringraziamento quello più bello è quello della gente che lavora da noi, perché si percepisce questa nuova realtà all'interno del nostro territorio, dove abbiamo una forza lavoro relativamente giovane, come età media, intorno ai 38-39 anni, con la consapevolezza di vivere un momento importante di trasformazione.
Quindi il ringraziamento, che poi è un ringraziamento trasversale, non alla mia persona, ma alle scelte che questa azienda ha fatto, è proprio vedere che la gente si sente parte di un progetto che ci vede in una dimensione sicuramente più importante. E quindi questo è il primo ringraziamento che mi fa piacere condividere insieme, ma non solo a me, ma a tutti quelli che lavorano in Lamborghini. Dall'altra parte, un'altra cosa che mi fa piacere condividere è l'apprezzamento che in ogni modo, in un ambito competitivo qual è il mondo dell'automotive, in questo settore, stiamo ricevendo da anche coloro i quali prima vedevano la Lamborghini in un contesto diverso. E quindi questo è, io come dire, la porto a casa come una responsabilità per non deludere chi ci sta guardando, e quindi è una cosa che dobbiamo al nostro interno capire bene, perché la sfida più importante dal punto di vista manageriale è quella di consapevolizzare all'interno dell'organizzazione questa nuova dimensione. E poi c'è un passaggio strategico non indifferente. I nostri azionisti ci lasciano sempre più la responsabilità delle scelte sulle nostre spalle. Ricordiamoli l'Audi Group. L'Audi Group, certo, 1998 sono diventati al 100%... Il gruppo Volkswagen. Gruppo Volkswagen, assolutamente. Però questa è una grande responsabilità, perché da un lato è anche facile, quando sai che certe scelte le puoi demandare a chi ha le spalle più grosse e chi ha anche il peso per poterle fare. Adesso ci dobbiamo portare a casa le nostre responsabilità e le nostre decisioni. E quindi l'organizzazione a tutto tondo deve essere pronta per fare questo passaggio, che non è banale. Esco dalla scaletta che mi ero preparato, perché non possiamo ignorare una notizia che purtroppo è uscita stamattina sui giornali di tutto il mondo, nelle prime pagine, riguarda il brutto incidente che è stato ieri negli Stati Uniti, dove una vettura a guida autonoma ha travolto e ucciso una persona fuori dalle strisce pedonali. Questa, l'organizzazione che è Uber, che sovraintendeva questa vettura, ha subito sospeso gli esperimenti sulla guida autonoma, ed è un brutto colpo per il settore, perché da questo incidente ovviamente poi sta già nascendo una nuova polemica sulle tecnologie. Si parla tanto di nuove tecnologie, di guida autonoma, e fa molto riflettere quanto è accaduto ieri negli Stati Uniti. La seconda volta, prima c'è stata una Tesla, qui la guida assistita, però qui invece è un veicolo che andava completamente da solo, con la persona a bordo, però che non è riuscita poi a fermare, a evitare l'incidente quando si è accorto che l'irreparabile era vicino. Cosa ne pensi da presidente di un'azienda automobilistica? Ma allora, premesso che ovviamente quando ci sono delle situazioni del genere sono sempre tragiche, perché una persona è sempre fondamentale nella nostra vita. Però detto questo, bisogna avere anche un approccio razionale, soprattutto quando avvengono certe situazioni. I cambiamenti tecnologici, e questo fa parte della storia, non solo nel settore automobile, ma in tutti i settori, passano attraverso delle maturazioni scientifiche e tecnologiche che richiedono del tempo e che richiedono dei passi che hanno bisogno di tempo, perché le complessità che soprattutto in questo caso la guida autonoma deve gestire non sono affatto banali. E il banale